Cari amici, dopo aver preso in considerazione le varie ipotesi dei principali studiosi, tra le quali purtroppo non abbiamo potuto affrontare quella di Ross Holloway, che molto interessantemente per noi cercava di ricondurre i bronzi di Riace a due artisti ignoti, o magnogreci o siciliani, ecco, dopo queste ipotesi dobbiamo affrontare in maniera più analitica l'unica che non è stata espressa con un articolo, ma è stata espressa con un intero libro. Faccio riferimento all'ipotesi del professore Paolo Moreno nell'Università di Roma. Secondo questa ipotesi, come vediamo, il bronzo A raffigurerebbe Tideo, uno degli eroi dei sette a Tebe, e sarebbe stato opera di Ageladas, realizzazione di metà del V secolo a.C. Il bronzo B raffigurerebbe Amfiarao e sarebbe opera dell'altro grande scultore Alcamenes. Professore Moreno pone la seconda statua un decennio dopo, anche se crede che le due statue siano state concepite nello stesso momento. Una delle cose che colpiva e sorprendeva dei bronzi di Riace è che non avessimo delle copie relative a loro, copie di epoca romana. Il professore Moreno crede di identificare una copia del bronzo B in questa statua, o quel che rimane. Una statua in marmo pentelico viene da Roma ed è conservata al Museo d'Arte e di Storia, Museo Reale di Arte e di Storia di Bruxelles. Riprendendo un'idea del professore giudice dell'Università di Catania, che aveva ritrovato per lui una possibile copia del bronzo A in questo Achille, del pittore di Achille che vedete a sinistra. Moreno trova anche un'altra copia, secondo lui, del bronzo A, questa volta del pittore di Lyukaon, lo vedete nella diapositiva a destra. Come fa il professore Moreno a dare le sue attribuzioni? Ecco, con un gioco di ipotesi molto arguto, un po' contorto, il professore Moreno trova delle similitudini tra i due bronzi e il maestro di Olimpia, cioè l'ignoto realizzatore del tempio di Zeus ad Olimpia. Ora, la cosa divertente è che il maestro di Olimpia è appunto ignoto. E allora Moreno dice che il maestro di Olimpia è Agelades o Alcamenes, perché i bronzi di Riace sono fatti da Agelades e Alcamenes, e i bronzi di Riace sono di Agelades e Alcamenes perché sono del maestro di Olimpia. Come vedete, ogni ipotesi supporta l'altra, anche se dobbiamo dire che guardando questi riferimenti che lui stesso porta, insomma, qui non troviamo una chiara corrispondenza stilistica tra il maestro di Olimpia, che come vedete ha delle superfici piuttosto piatte, e invece il grandissimo scultore che ha realizzato i bronzi di Riace, che invece ha un tripudio di particolari che non troviamo oggettivamente in nessun'altra statua del panorama greco. Moreno chiama anche per nome i due bronzi di Riace e dice che il bronzo A sarebbe Tideo, uno dei sette a Tebe. E come motiva questa attribuzione? La motiva per, basandosi sul fatto che nel bronzo A si vedono i denti. Sì, guardando la faccia del bronzo A, la bocca dischiusa mostra dei denti di argento. Allora, secondo il professore Moreno, questi denti servirebbero a fare capire a colui che vede la statua nel mondo antico che si tratta di Tideo, quel Tideo che durante appunto la guerra dei sette a Tebe avrebbe addentato, cercato di mangiare la testa, il cervello del suo nemico Melanippo. E il bronzo B? Il bronzo B sarebbe Amfiarao. E allora, una volta io ho chiesto al professore Moreno per quale motivo il bronzo B fosse Amfiarao, e lui mi rispose perché nella lista dei sette a Tebe, Amfiarao è messo sempre vicino a Tideo. Poi si dovette rendere conto che questa come motivazione non era molto pertinente, e allora ha tirato fuori l'ipotesi dell'apex, cioè riconoscendo quella cuffia che già Stucchi aveva visto sotto l'elmo del bronzo B, allora ha pensato che si trattasse della cuffia dell'indovino greco. Ora, il problema è che noi non abbiamo testimonianza di nessuna cuffia per indovini greci. E anzi, le uniche cuffie, cappelli, anzi, che noi conosciamo, sono relativi agli indovini romani, il famoso apex, il copricapo, che è tipico degli indovini romani, come vediamo qui in questa moneta.
Guardiamo quanti passi in avanti ci ha fatto fare il professore Moreno. Egli riesce a dare nuove certezze, perché afferma, e credo che sia difficile dargli torto, che le due statue sono state concepite insieme. E afferma anche un'altra cosa importante, cioè che si riferiscono ai sette a Tebe. Come arriva a questa interpretazione? Ci arriva perché utilizza le terre di fusione che sono state analizzate e che sembrerebbero parlare dell'Argolide, di questa regione del Peloponneso, come del posto in cui materialmente le statue sono state fuse, quindi materialmente il posto dove erano collocate in antichità. Come abbiamo già detto, le prove sull'identificazione in verità appaiono un pochettino deboli. Tideo soltanto perché si vedono i denti, o Anfiarao per questa fantomatica cuffia dell'indovino che in verità non esiste nel mondo antico. Il professore Moreno poi ci regala una ricostruzione scientifica, la prima ricostruzione scientifica dei bronzi. Eccoli qua, vediamo, descriviamoli. Hanno entrambi in testa un elmo corinzio. Il bronzo B, oltre all'elmo corinzio, ha anche una corona d'alloro. Entrambi tengono un giavellotto nella mano destra. Entrambi hanno il balteo con una spada ed entrambi hanno un piccolo scudo circolare. Ma che osservazioni possiamo fare? Ma intanto è stranissima l'idea che i bronzi portino dei giavellotti. Nel mondo antico l'uso del giavellotto non è dell'oplita, del soldato valoroso, ma è quasi del vigliacco, cioè di chi colpisce da lontano. Anche lo scudo oggettivamente è troppo piccolo, non è uno scudo da oplita. E poi, tra l'altro, la spada a tracolla, questa spada appesa a un balteo, è completamente inventata perché non si trovano tracce di questa spada né della tracolla sui due bronzi. Ancora più divertente, a mio modo di vedere, è anche questa corona che si trova sull'elmo del bronzo B, corona della quale, non essendo rimasto l'elmo, non riesco a comprendere come possa essere stata ipotizzata.